Va bene, non c'era nulla di importante. Andiamo da Nanako. Dai, abbiamo così tanti punti che non voglio neanche immaginare che ci dica di no. Però cavolo, quanti cacchio di punti di conoscenza ci servono ancora per arrivare al massimo? Dai, mi sa che dovrò impegnarmi per aumentarla. Sì, sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Giustizia, si rafforzerà presto, certo. Evviva! Nanako sembra felice. Ah già, il foglio. Sono a casa. Bentornato. Più tardi, Nanako. Ma c'è questo foglio. Programmazione colloqui genitori insegnanti. Un questionario, Va bene, è tutto ok. È tutto ok, va bene. Non devi scrivere niente, non serve che vieni. È solo un altro dei tuoi casi, vero? Altro lavoro, non è così? I cattivi e tutto il resto sono più importanti di me, Tu non sei vero. Tu non sei il mio vero papà. Wow, no. Nanako, aspetta. Che l'hai preso? Vai da lei. Sì, hai ragione. È il momento di agire, non di farsi delle domande. Dojima annuisce determinato. Dai, così abbiamo preso anche dei punti. Ah, ma è proprio andata via di casa. Io pensavo fosse andata in camera sua. Io vado a Junestar, tu controlla l'area commerciale. Cazzo, è una bambina, non è che va a 200 all'ora. Se è corsa, è corsa qua fuori, è ancora in strada, Ma non da solo. Conto su di te. Dovete trovare Nanako. Eh beh, grazie, però figa, è una bambina, non è che corre... Fast, na. Area commerciale centrale. Non vedi Nanako. Ehi, Star! Ho incontrato Dojima-san al Junes, mi ha detto cos'è successo. Avresti potuto avvertirci. Yosuke-chan ci ha telefonato, cercando tutti assieme, sono sicura che la troveremo. Ehi, hai in mente qualche posto dove dovrebbe essere andata? Un posto dove andrebbe Nanako. Ricordi che Nanako ti ha detto che la sua famiglia andava spesso al Samegawa quando sua madre era ancora viva. Hai detto i tuoi amici del Samegawa. Il Samegawa? D'accordo, Sar, vai subito lì, è la nostra opzione migliore. Noi altri ci dividiamo e cerchiamo un po' dappertutto. Se qualcuno scopre qualcosa, avvisa gli altri, ok? Nanako! Star, hai trovato Nanako? Maledizione, dove si è cacciata? Nanako! Potresti parlarle tu. Io non sono il suo vero padre, no? Star, dovresti andare a prenderla tu. A te dare ascolto. Va bene. Mi dispiace per questo, ma fin tanto che Nanako starà bene, lo accetto, ti prego. Ma porello, sto qua ci avrà mille cazzi per la testa e si sente dire una roba del genere dalla figlia. Fratellone. Torniamo a casa, dai. Sì. Nanako sembra sul punto di piangere. Hai detto a Nanako che è stato suo padre a trovarla. Mi stava cercando. Papà ha detto qualcosa sul fiume. Si è dimenticato della mamma. Non parla mai di lei. Io voglio vedere la mamma. Nanako trattiene a stento le lacrime. Attraverso la sua determinazione incrollabile senti che il vostro legame si è rafforzato ulteriormente. Porella, è una bambina giustamente. Non le si può fare certo una colpa. Giustamente. Papà si è dimenticato della mamma. Non c'è nemmeno una sua foto a casa. Secondo me le ha buttate via tutte. Butterà anche via me, non è vero? Non ti abbandonerà, non ti preoccupare. Io torno a casa. Andiamoci assieme. Hai chiamato i tuoi amici e hai detto loro che Nanako è sana e salva. Sei tornato a casa con Nanako. Porello, mamma mia, sto qua avrà veramente mille cazzi per la testa. Senti due studenti parlare. Mi sento così stanco a venire a scuola. Che sonno. Non posso credere che fino a un mese fa ero in classe in anticipo tutte le mattine. Sei ben più fortunato di me. È tutta l'estate che studio per gli esami d'ammissione. Ah, sono ancora loro due. Tra l'altro sono veramente contenta che abbiano finalmente preso il colpevole di tutti gli omicidi. Mi ha stupito il fatto che fosse uno studente.
Ho visto talmente tanti programmi di intervista della polizia, ormai mi viene la nausea. Eccolo, il grande ritorno. Mattina presto, dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite, gli incidenti si saranno finalmente interrotti, puoi solo sperare che non accadano più cose simili. Tutte e due dovete studiare, vero? Tu, ho la croce che ti serviva. Hai consegnato la croce storta. È fantastica, davvero perfetta. In segno di ringraziamento posso darti solo questo. Unguento, vabbè. Ti sono grata. Finalmente l'angelo sarà una riserva inesauribile di fortuna. Ottieni una croce storta. Ancora. Hai saputo? Sì. Scusami, avrei un'altra richiesta. Ti dispiacerebbe ascoltarmi? Vai. Grazie a te la mia stanza è sicura, ma mi sento nervosa quando devo uscire, come in questo caso. Ecco, se avessi qualcosa da portare con me in ogni momento, mi rilasserei un po'. Come... sì, magari un velo, oppure un velo con amuleto. In cambio potrei darti alcune chiavi, quindi mi aiuterai questa volta? Te ne darò molte di più. Certo. Grazie infinite, sono certa che ce la farai. E vai. Ah, ma sta tuonando, ottimo. Beh, se non c'è nessuno ed effettivamente è così, io andrei da Aya. Beh, anche loro non ci sono, Yumi non c'è. Ma la vecchia. Oh, di nuovo tu, quando la incontriamo? Bene, 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 rieccolo, l'incredibile, magnifico mentalista. Sapevo che saresti tornato. Ho preparato alcuni indovinelli nel caso tu voglia cimentarti in una nuova sfida. Non che voglia eludere i libri o quant'altro. Mi preme solo proteggere i miei compagni rompicapo. Va bene. Il ritorno dell'enigma estro. E vai, ora sì che si ragiona. Nessun cambio di copione, ti tocca un altro puzzle categoricamente, anche se certamente meno puerile. 3, 2, 1, è ora di darci dentro. Skateboard va nel gruppo A, go-kart va nel gruppo B, timer da cugina a fan di A, sveglia è fieramente B. Con chi preferirebbe uscire il goniometro, gruppo A o B? Il gruppo A. Ebbene, per quale ragione cose così apparentemente indipendenti sono tanto legate tra loro? Movimento umano? Wow, potresti governare la nazione con la tua dissertazione delle categorizzazioni. Certo, qualsiasi testa di legno vedrebbe che sono tutti oggetti che in base si richiedono l'energia meccanica di un uomo. È presto per il ballo della vittoria, perché ora ti aspetta il volume 2. Preparati! Giudice rappresenta il gruppo A. Poeta il gruppo B per la vita. Insegnante non si perde mezza festa del gruppo A. Pittore è sempre nei nightclub più calienti del gruppo B. Filosofo a quale telefonate risponde facendo partire la segreteria per l'altro gruppo? Dillo a voce alta. Il gruppo B? Hai capito l'antifora? Allora dimmi, qual è la discriminazione? Esponi la tua tesi. Nomi del genere comune? Baboom! Le hai azzeccate entrambe, siamo due indovinelli di fila, che furia! Io, davvero notevole, anche se me lo sarei dovuto aspettare da un prodigio come te. Insomma, hai capito che filosofo non è che sia più artistico, ma bensì come poeta o pittore, è un genere definitivo. D'altro canto, giudice e insegnante svelano il loro genere con l'articolo che li precede, la ricompensa è tua! Polvere dell'anima. Yeah. E vai. Bella, bro. C'è Naoto, però immagino che non sia disponibile. Oh, senpai. Riguardo questo caso... anzi, dimentica ciò che ho detto. Naoto non riesce a non rimuginare sugli omicidi, ma non sembra avere intenzione di parlartene. Se la tua conoscenza fosse più alta, potrebbe comportarsi diversamente nei tuoi confronti. Insomma, vai a studiare, eh? Beh, oddio. Piove... c'è gente qua che sta aspettando solo di andare in biblioteca con me. Fidanzata, andiamo a studiare, forza. Quindi, ecco... oh, scusa, non ti avevo visto. Stai andando a casa? Ci vediamo. Ci sembra presa dalla conversazione, dovresti lasciarla in pace. Oh, e poi... oh, Star-kun, scusami, mi ero un attimo distratta. Stai andando a casa? Fai attenzione. Sembra presa dalla conversazione. Mangiare d'aia ci aumentava la conoscenza? Però, andando in biblioteca, sicuramente aumenteremmo molto di più. Facciamo una cosa, la solita cosa. Ovviamente ad Okina non piove mai, come al solito. Magia. E c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Quando vedo gruppi di tre persone in un film, penso sempre che almeno uno di loro non sopravvivrà. Quello affamato si mette sempre in cerca di cibo e finisce sempre per essere infettato. Ah, scusa la domanda improvvisa, ma a te piacciono le cose strane? Certo. Davvero? Allora una richiesta da farti. L'altro giorno ho visto un film sugli Oopart. Dato che non sapevo cosa fossero, ho fatto qualche ricerca, ma sono ancora confusa. Se conosci un esperto sull'argomento, potresti chiedergli qualche dettaglio in più? Va bene. Grazie, non vedo l'ora di sapere la risposta. Va bene. Oopart, eh? Quindi gli zombie non c'entrano, giusto? Quanto vorrei conoscere qualcuno che si intende di storia. Fatto il salvataggio, proviamo ad andare da Aya. Aya non mi ricordo sincero se aumenta anche la conoscenza. In ogni caso, se ci andasse di culo,
riusciremmo ad aumentare sia quella che forse altre statistiche. Vediamo. Comprensione, conoscenza, diligenza. Aia, che peccato ragazzo, sono 3000 yen, torna presto a trovarci. Ho sentito che vivi con un detective della polizia di nome Dojima-san. Quando ha fatto una consegna alla stazione di polizia, mia figlia ha incontrato una certa Dojima. Dice che vi somigliate, la tua famiglia sarà piena di uomini e donne affascinanti. Ci stai provando con me, vecchio? Ok, Rina-sai. Vediamo se però dopo aver litigato con Dojima... Bentornato. Oggi puoi lavorare come custode. No, non sta piovendo, ci sono solo le nuvole. Mannaggia, avrei letto volentieri il libro, sai. Vabbè, allora se posso, recupero il rapporto con Dojima. Si rafforzerà presto, vai. Dojima fissa intensamente qualcosa. Sembrano dati che riguardano delle automobili. Varina. Scusa, ma sono occupato. Vuoi del caffè? Quello è compito mio, non preoccuparti. Dojima sorride in modo forzato. Ah già, ci pensavo proprio ora mentre parlavo con Nanako, ma... credo che ultimamente sia cambiata. Beh, io non penso che dopo quello che ti ha detto ci avresti parlato volentieri. Però ovviamente è tutto caso, nel senso avessi fatto prima Dojima avrebbe detto questo comunque, quindi... Non so come spiegarlo, è più forte. È un po' come se mi avesse lasciato indietro. Da quando sei arrivato, questa casa è diventata, ecco, più confortevole. Le case non sono solo grosse scatole, sono i luoghi dove le famiglie vivono assieme. I luoghi in cui ridono, piangono, lottano e condividono gran parte della loro vita. Dei posti accoglienti. L'avevo dimenticato. Volevo ritrovare a ogni costo questa serenità, eppure mi sembra di averla evitata costantemente. Capisci il motivo? Non so quale dei due. Proviamo. Ovviamente. Piede libero? Giusto. In realtà è solo una scusa. Ovviamente. Eravamo nello stesso posto, ma non avevamo alcun legame. Sei riuscito a riunirci? Il resto è un problema mio. Dove devo tracciare la linea? Percepisci la calma e determinazione di Dojima. Il fatto è che Dojima, come anche altri personaggi, richiede delle statistiche che ovviamente non hai ancora maxato, e quindi è questo che ti fa perdere un po' di punti all'inizio. Però siamo già al rango 8, siamo quasi alla fine. Ah, al diavolo, stasera si beve. Star, tu berrai con me, sono all'alcolice ovviamente. Se crolli prima di me, ti sbatto in cella, hai capito? Bene. Come faccio a crollare con della Pepsi? Bevi con Dojima finché non crolla, ma poi va nella tua stanza. Vai nella tua... non lui. Sarebbe stato un po' strano. Però leggi, le lezioni sono finite. Gli incidenti saranno finalmente interrotti? Ne dubito. Chi è libero oggi? Mi serve conoscenza. Yosuke. Siamo a livello 8. Ci toccherebbe aumentarlo. Chie, siamo a posto. Naoto non c'è. Yukiko non c'è. C'è Rise, eccola dov'è. Allora, Yosuke non sarebbe male da aumentare, cavolo. Però, Rise ci dà dei bonus molto importanti. Perché stai fissando quella luce rossa, scusami? Vorrei farlo con tentazione, ma non posso, sono un idol. Ah, senpai, stavi ascoltando, vero? Sei libera oggi, usciamo un po'. Si rafforzerà presto, va bene. E vai, dove andiamo? Sembra felice. Dove andiamo? Area commerciale centrale. Ha accompagnato Risa a casa dopo il viaggio ad Okina. Ho fatto un sacco di ordini speciali. Quando andrò a ritirarli dovrei venire con me, senpai. Oggi mi sono divertita un mondo. I pochi si sono avvicinati per parlarmi. Forse si sono già scordati di me. Ah, già, vuoi un po' di tofu da portare a casa? Ho aiutato nonna a prepararlo. Aspetta qui. Fammi indovinare, c'è ancora il manager. Chiedo scusa, sei Star-san, vero? Ecco, appunto. Mi dispiace per l'altro giorno. Sono Minoru Inoue, l'ex manager di Rise e Kujikawa. Mi dispiace di disturbarti, ma potresti consegnarle questa? Inoue ti ha affidato una lettera. È la lettera di un fan. Gliela consegni lei, scusa? Dubito che l'accetterebbe da me. E Rise un tempo non vedeva l'ora di leggere le lettere di questa ragazza.
Il culto della personalità odierno porta con sé diversi inghippi. La tua agenda è un fitto puzzle studiato al millesimo di secondo. Le giornate si spremono fino all'ultima goccia, ma pur essendone consapevole voglio comunque che lei ritorni. Era davvero fantastica, ma non solo, è abbastanza forte da usare il suo dolore come fondamenta. Da ciò che ho potuto vedere, lei fa affidamento su di te, quindi ti dispiacerebbe? Scusami, senpai, ma abbiamo finito tutto... Inoue-san, piantala di tormentarmi. Aspetta, che hai detto al senpai? Vattene. Mi dispiace, me ne vado subito. Addio. Ah, mi perseguita anche se ho chiuso. È praticamente uno stalker. E pensare che mi fidavo di lui. Mi sento tradita. È preoccupato per te? No, vuole solo indietro Risette. Ma la me che ha creato lui. Rise si morde il labbro. Allora, cosa voleva? Hai detto a Rise che cosa voleva Inoue e hai consegnato la lettera. Questa lettera? Mi ha scritto di nuovo. Capisco, ma è venuto fin qui solo per questo. Questa ragazza è una luna delle medie. Mi scrive in continuazione. Una volta ho preso parte a una campagna contro il bullismo. Mi disse che l'avevo ispirata, che non si sarebbe fatta abbattere dai bulli, che avrebbe cercato di farsi degli amici. Da allora mi scrive delle lettere. Oggi mi è successo questo, sono riuscita a far dire così, cose del genere. Vedere Risette lavorare sodo mi incoraggia, mi fa capire che posso tenere duro. Non ha davvero idea di come giri il mondo, eh? Ma comunque ogni volta che leggo le sue lettere Risette acquista da un senso. Quindi tutte le volte che le cose si fanno dure le leggo e le rileggo. Senpai, hai ancora un po' di tempo libero? Vuoi leggerla assieme? Santuario Tatsuhime. Rise sembra persa nei suoi pensieri dopo aver letto la lettera della fan. È preoccupata per me. Ufficialmente mi sono preso una pausa per malattia, quindi... Prima che ne uscissi, all'orizzonte c'era una parte in un film. Pare che lei morisse davvero dalla voglia di vederlo. Ha scritto, ti prego, rimettiti presto e torna. Sono felice che tu fossi qui. Avevo paura di leggerla da sola. Ho rinunciato a essere Risette. Non posso soddisfare le sue aspettative. Ci stai ripensando? Non ho rimpianti. O almeno credo. Voglio dire, è stato un sollievo uscirne. Poter riabbracciare la vera me. Rise ha un sorriso nostalgico in volto. Comunque sia, Risette non esiste più. Oltre a questa ragazza ho deluso molte altre persone. Il presidente dell'agenzia me l'ha detto estradetto, ma io lo sapevo già. Sapevo che era questo il cammino che avevo scelto. Forse erediterò il negozio di tofu. Sono la sua attrazione principale ormai. Scommetto che potrei fargli fare il botto. Ex attrice idol fa tofu oggi. Forse dovremmo farlo davvero. Intendo quello che ho detto l'altra volta. Potremmo sposarci dopo il diploma per poi mandare avanti assieme il negozio di tofu. Non ti alletta l'idea? Che ne pensi? Se fai sul serio. Se faccio sul serio? Direi proprio di sì. Sei sempre così calmo. Ma è una cosa che amo di te. Cristo, ce l'ha già detto. A che rango? Al 5? Al 6? Cristo. Questa è presa benissimo per noi. Grazie, senpai, per essere stato con me tutta la giornata. Mi sento molto meglio. Sì, sto bene. Posso dare il mio contributo. E pare che ci siano ancora un sacco di cose che solo io posso fare. È per quello che stiamo passando il tempo con te, proprio per aumentarle quelle cose. Rango 6. Cazzo, questo ci ha detto che ci ama, cioè... La sua persona ora identificherà con precisione le debolezze del nemico. Rise ti informerà quando le tue opzioni d'attacco includono la debolezza del nemico. Scusa se ti ho trascinato in giro tutto il giorno. Ora ti lascio andare. Hai riaccompagnato Rise e te sei tornato a casa. Oh, ehi, okay. È tornato. Quanto manca ai meloni? 2 giorni. Per quanto sia un po' una stupidata, dovrei studiare. Però vediamo le previsioni. Vediamo. Hai ricevuto un messaggio, è di Yukiko. Ti piacciono i film dell'orrore? C'è questo nuovo film dell'orrore che si chiama Death Notes. Oh no. Non credo che qualcuno voglia venire con me, ma non voglio vederlo da sola. Se ti va di vederlo, chiamami per favore. Il film che Yukiko vuole vedere è in palinsesto al cinema. Se vai al cinema, forse è il caso di invitarla. Certo.
Ok, dovrebbe piovere martedì. A me serve la conoscenza probabilmente il prima possibile. Però domani è domenica. Sì, dai, facciamo così allora. Ah, aspetta una cosa. Voglio vedere l'album. Ecco, vediamo Yukiko. Ok, ci fa vedere anche l'amante, anche se non l'abbiamo fatta. Perfetto. Ok, leggiamo lettura super veloce, che l'altra volta siamo tornati indietro nel tempo e non l'abbiamo finito. E oggi è domenica. Perfetto. Oggi non c'è scuola. Cosa potresti fare? C'è qualche evento? Ti ricordi di non aver comprato niente, ovviamente. Allora, la gita scolastica è giovedì, venerdì e sabato. Almeno la domenica siamo a casa, dai. Quale programma vuoi vedere? La televendita. Solo per voi, drappo del fascino. Indossa e ti sentirai un duro. Che meraviglia, non crede ai miei occhi? Ovviamente sì. Oggi abbiamo anche un'altra spettacolare offerta. Chiave del forziere per due. Un ricordo frenetico. Sticker premio per 5. Ti dirò che lo sticker premio per 5. Tanto drappo del fascino sono sicuro che lo troviamo nel dungeon di Mitsuo. Quindi solo per gli sticker premio lo faccio. Così alla fine ne ricevi 6, perché te lo danno già con l'ordine più 5. Se hai già due praticamente sticker premi, cioè due premi in totali. Vediamo chi è disponibile oggi. Se c'è Marie voglio completarla. Oh, eccoti qua. Tanto Rise non c'era, che era un altro obiettivo che volevo finire. Però tesoro, ciao. Ora? Oh, e così sei venuto. Tutto rossina. Sei impegnato, ritagliami del tempo. Dovresti, voglio creare dei ricordi insieme. Se questo fosse un doujinshi, te li creo io i ricordi, gli direbbe. Si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Marie? Certo. Ico? Bene, andiamo. Vuoi vedere che l'altra volta... No, però forse sì. Stavo pensando, vuoi vedere che l'altra volta abbiamo dovuto passare del tempo con lei perché non avevo la persona del leone? Sono stato così stupido? Marie sembra felice. Oggi voglio visitare la tua stanza. Non è un problema, no? Hai deciso di far visitare la tua stanza, Marie? Cazzo. No, aspetta, devo vedere anche quello di Yukiko. Voglio vedere Yukiko cosa dice della nostra stanza. Marie osserva a fondo la tua stanza. Qualcosa non va? Oh, vuole ricordarsela. Marie sembra molto emozionata. Beh, sono contento comunque. Non è colpa tua. Tanti ricordi non basteranno. Servono anche tante belle azioni. Marie sorride diabolicamente. Mi dai un regalo? Grazie. Hai ottenuto il pettine di bambù. Certo. Grazie. Percepisci l'amore sincero di Marie. Leone livello massimo. Ci sarà un dialogo diverso? Hai instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di creare Kaguya. Allora non era la persona di Yukiko come avevo ipotizzato. Marie, brava! Un legame che non può essere compromesso. Lo so. Padroneggi l'affinità sociale Leone, ora puoi fondere Kaguya, visitatrice delle notti di luna piena. Dio mio. Mitai mono dake o mite. Shinjitai mono o shinjitai you ni shinjiru. Demo, kitto kimi wa chigau ne.
どんなに霧が深くても、嘘や幻に惑わされても、君ならきっと真実を見つけられる。応援してるから。Dagli un bacio, per favore. Io, te, letto. Tu e Maria avete passato molto tempo assieme. Te lo dico io in che modo. Sozzone. Oh, eccoti. Oggi sei andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Però non sei pronta a parlare ancora, vero? Non è che devo fare prima Dojima? Non è pronta a rafforzarsi, ovviamente. Vediamo, un giorno... Perfetto, che poi il melone voglio sapere anche cosa fa. Io, voi, andare a fare le verdure, che in realtà è un frutto, però. Però, nella condizione attuale in cui Nanako ce l'ha con Dojima, non penso che saremmo andati Giunci così su, con no. tanta voglia tutti e tre assieme. Cioè, nel senso... Quindi andrete in gita, Me l'ha detto un collega che è il figlio del liceo Yasogami. Parti di nuovo, te ne hai presto come quando sei andato al campo scuola. Questa gita è un po' più lunga, credo che passerà due o tre notti fuori. Ma andrai via per così tanto tempo? Oh beh, ultimamente sembra tutto tranquillo. Vedrò di tornare a casa prima. Dovrebbe bastare, giusto? Sì, torna presto, fratellone. Lavorando tutti insieme all'orto, senti di esserti avvicinato molto a entrambi. Ti prendi cura delle verdure. Diligenza aumentata. E domani avremo più meloni. Guardalo che corre. Senti delle ragazze parlare, pensa un po'. Che poi sono quelle due che sono sul tetto, queste. Sai, è da tempo che non vedo la polizia in città. Al telegiornale dicono che ci sono ancora punti oscuri in questo caso, ma la polizia è pronta a chiudere tutto. Il cosa? Parli di questi omicidi. Perché pensi ancora a roba così vecchia? Dimenticatelo. Giovedì comincia la gita scolastica. Vengono anche quelli del primo e del secondo anno. Magari finiscono il gruppo insieme a Risette. Non vedo l'ora. Ah, non ti è mai interessato nulla delle idol fino ad adesso? Ovviamente, devo farmi un selfie anche se ho il telefonino che fa le foto dei pixel grossi così, ma a quell'epoca va bene perché tanto non frega niente a nessuno. Che hanno movimentato, ricco di assurdità. Dopo quegli omicidi è arrivato un idol in città ed è persino spuntato un detective. Era una città così spensierata. Ogni anno prima di quest'ultimo era pressoché identico al precedente. Comunque sia, oggi dovrei parlarvi dei... haiku, fuori libri. Gli haiku, al contrario dei senryu, contengono kigo, ossia parole o frasi associabili con una stagione in particolare. Bene, tastiamo un po' il terreno con un bel questionario sulla relativa ai Kigo, Star-chan. Quale dei seguenti Kigo è inerente all'autunno? Frizzante. Wow, notevole Star-chan, risposta esatta. Sebbene frizzante sia un aggettivo usato indipendentemente dalle stagioni, è ritenuto un Kigo autunnale. Per cui se dovete comporre un haiku, non usate tale parola per descrivere una stagione che non sia l'autunno. Hai dato la risposta esatta. Conoscenza aumentata. Come al solito non abbastanza. Cazzo. Dobbiamo aumentare sta conoscenza. Yumi? No, Yosuke. Yes. Ehi, come va? Ah già, se oggi non hai altri impegni, ti va di andare insieme da qualche parte? Beh, c'è un posto che vorrei andare. Beh, pensaci, ok? Dovresti uscire con Yosuke dopo le lezioni. Arriva qualcun altro? No. Pranzo. Dopo scuola. Ma c'è Teddy! Ma tu vieni a scuola? Ma cazzo! Ehi, come botta sensei? Torni a casa! Teddy è seduto con una nonchalance eccessiva. Cavoli, quando finisce la scuola mi esalto. Questo senso di libertà mi carica. Cosa ci fai qui? Sono in visita, voglio vedere com'è la vita scolastica. Volevo sapere qualcosa in più su questa scuola che frequentate tutti. Ed è molto divertente di quanto credessi. Un giorno non mi basta. A quanto pare Teddy ha intenzione di continuare a venire a scuola. Ti auguri che non crei problemi. Ma speriamo. Oddio, mi sono spaventato. Quel ragazzo biondo è quello che ci prova con me al festival dei fuochi d'artificio. È venuto a cercarmi, però non mi aspettavo che fosse così determinato. Ma è ancora bamboccio, non è degno di stare al mio fianco. Ti odio con ogni singola cellula del mio corpo. Quelle snob che pensano veramente di essere le migliori di tutte mi stanno qui.
Non perché è grassa, assolutamente, ma per l'atteggiamento. Fosse stata anche la biondina, per dire, quella che è qua, avrei detto la stessa identica cosa. Beh, Marie è a posto. Ah, io devo aumentare la conoscenza se voglio fare amicizia col nostro nuovo amico. Ah, ma c'è anche lui. Yosuke però, una cosa alla volta. E a proposito di cose alla volta, voglio vedere Kaguya cosa ci serve. Kanji, che ci fai qua in bici? Yo, senpai, ti serve qualcosa? Sono venuto a lasciare queste circolari. Questa stazione di servizio è un po' il cuore dell'area commerciale. Ogni volta che vengo qui mi olio la catena della bici gratis. Per questo è sempre in condizioni perfette. Perché non ce ne andiamo da qualche parte? Durante l'uscita il tempo passa, ma i tuoi amici potrebbero risvegliare nuovi poteri. Oh, cerca di approfittare di quando hai tempo. Sembra che Kanji voglia fare un giro in bici. Rifiuta l'offerta, aspetta. Aspetta un attimo, Kanji. Due cose... Oh, c'è una bambina, aspetta. Ho chiesto a tutti, ma mi hanno detto che le persone normali non possono usare la telepatia. Credo proprio che tra gemelli sia possibile, però. Ah, giusto, vorrei che facessi qualcosa per me. Va bene. La telepatia tra gemelle. Io e mia sorella potremmo riuscirci. Ehi, puoi fare da testimone? Ti dico cosa penso, poi vai da lei e vedi se sta pensando la stessa cosa. Va bene. Ok, grazie. Raggiungi mia sorella e chiedile quale spuntino le viene in mente. Inizia la trasmissione. Ok, ok. Cioccolatini, cioccolatini. Eccita di trovare la gemella più piccola e di riportare i risultati dell'esperimento telepatico. È in realtà una cazzata, però va bene. Allora, con calma. Kanji potrebbe imparare qualcosa di nuovo e questo è importante. Di nuovo? Chi di voi è il colpevole? Forza, ditelo. Piero Tachi. Hey you. Razza di pagliacci, Dio mio. うすっぺらい正体を見えっぱりでこうとして私が罠にかかるのを待ってるんでしょ。おあいにくさま、騙されるほどバカじゃないのよ。滑稽な演技はもうやめなさい。そしたら私も踊ってあげる。踊るアホに見るアホよ。 Ce l'avrà ancora con noi? Ce l'avrà ancora con noi perché l'abbiamo letto? Ah! Nonno! Ehi, tu, come ti viene in mente di leggere quella roba? Ti ho detto di non farlo. Razza di scemo, questo non significa niente. Io non parlo per nessuno. Perché non vai a ballare tu piuttosto? Sull'orlo del precipizio dove ti pare? Per un fugace istante hai la sensazione di aver visto Margaret sorridere. E comunque ti detesto subito, pagliaccio. Non leggere le mie cose, ma siamo fidanzati. Hai voluto fare dei ricordi assieme. Tu non è che sei qualcosa, Margaret? Lo so, hai ragione, ma non ci sto più pensando. Dovrei preoccuparmi anche per lei. Hai ragione. Ma cacchio è Kaguya? Sono abbastanza sicuro che Kaguya sia una fusione difficile da ottenere a questo punto. Perché se non è specifica vuol dire che allora è da creare a mano, ma in modo probabilmente complesso. È vero che Yosuke ci aveva chiesto di uscire, però se lui può imparare qualcosa di nuovo, andiamo. In spiaggia? Non me l'aspettavo. Ma sì, non è così lontana. E va bene, se è lì che vuoi andare, ci sto. Conosco la strada, quindi stammi dietro. Hai deciso di uscire con Kanji. Se puoi imparare qualcosa, tanto meglio. Oh, Gesù. Chissà se Kanji davvero la pre... Dai, ancora in costume. La spiaggia di Shirichi. Sei venuto con Kanji. Wow, la spiaggia! Sento la fatica a abbandonare il mio corpo. Spassiamocela sotto il sole. Facciamo una nuotata, senpai. Ma che poi non c'è nulla di male nello slip, cioè... Ti sei divertito in spiaggia con Kanji. Senti che è il momento ideale per un discorso profondo con Kanji. Di cosa vuoi parlare? Del futuro. Il futuro? Beh, spero di essere promosso al secondo anno. Aspetta, intendevi qualcos'altro? Beh... Decidi di parlare del futuro con Kanji. Qualcosa in Kanji è cambiato. Media. Ah, ho capito. Il futuro ti fa prendere un'abilità. Non so se a random o simili. O magari dipende dal giorno. Parentesi, a questo punto vorrei fare un tentativo. Mentre del passato di un ricordo ti fa ricordare qualcosa che hai scordato. No, comunque no. Media è inutile su Kanji. Sei restato con Kanji fino al tramonto e siete tornati a casa.
Io farei un attimo un controllino di nuovo. Oh, bentornato. Ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Il regalo di grandi affari di Tanaka. Anima da masticare. Beh, mica male. Però aspetta un attimo. Voglio riprovarci, giusto per vedere se dipende dalla giornata e se lui becca sempre media. Perché media su Kanji è inutile. No, ottiene solo quello oggi. Scusami allora Kanji, ma non ne vale la pena. Mi dispiace sempre dire queste cose, però è così. Anche la volpe dobbiamo aumentarla. Ah, Gesù, la volpe. È che fare quei cazzo di modellini ci porta via tempo. Non c'è neanche Adachi, pensa un po'. Va bene, usciamo con Yosuke, visto che ce l'ha chiesto. Si rafforzerà presto. Vai. Ottimo, muoviamoci allora. Tutti uscite romantiche con i nostri confidant maschi oggi, eh? Koko. Inaba ni kita toshu wa kirai datta. Machi no chisasa ga wakaru daro. Igurashi, lo ripeto, tutto di questo gioco mi ricorda Igurashi. Yosuke ha un sorriso triste. Dai, tirati su, su. Ha un ghigno autoironico sul volto, esattamente come il mio molto spesso. Ore sa, senpai ni oshiete agetai yo. Daiji na no wa basho ja nai tte koto. Ma io presto me ne andrò. Beh, come dico spesso, è meglio vivere il momento piuttosto che già fasciarsi la testa su quello che succederà.自分に意味があると思ってたんだ。だからペルソナ能力とかすげえ興奮した。けど本当はそんなの必要なくて何かがあるからできるからじゃなくて生まれて生きてたら気づかないうちにもう誰かの特別になってるんだと思うんだ。 Purtroppo ti posso dire che non è così per tutti. Magari per altri è solo la tua presenza e basta. A volte non è né più che meno quello e basta. Bisogna sempre pensarla in positivo. Lo so. Yosuke si strofina il naso. Percepisci la sua accogliente fiducia. Senti che il tuo legame si è rafforzato ulteriormente. E detto questo, al prossimo rango, se già domani riusciamo, lo portiamo già al 10. Così abbiamo già i primi 4 della squadra al livello successivo e siamo a posto. Livello 9, mago è migliorato, la battaglia si è rafforzata, un colpo mortale al posto tuo. Beh, come gli stalker. Quella là in fondo. Sei rimasto a lungo con Yosuke. Dopo scuola, sera. Oh, bentornato. Amrita Soda. Purtroppo continuando a ricaricare il salvataggio ottieni i premi diversi, però vabbè. Andiamo a prendere il melone, forza, così voglio vedere cosa fa. La madonna. Melone perlina. Beh, la catena di perline e le perline ci curava totalmente la vita, quindi... E quindi avremmo ottenuto un solo melone se non l'avessimo fatto il giorno prima. Beh, certo, se è effettivamente come dico, potrebbe essere un oggetto molto potente. Melone perlina. Anche gli SP. Allora, dobbiamo riuscire a trovarle ancora dalla signora, se ce l'ha. Cazzo, se ce l'aveva solo d'estate è una fregatura, però. Dannazione, speriamo di no. Non è pronto a rafforzarsi. Ovviamente. Ma quando è che è disponibile Adachi, scusami? Vabbè, dobbiamo recuperare di nuovo un'altra sera. Andiamo a fare le piante tutte assieme, forza. Perfetto, oggi piove anche, quindi se riusciamo stasera studiamo. Anzi, potrei farlo già adesso, visto che non c'è ancora qua Teddy, eh. Yo, come butta, sensei? Perché quella faccia? Ho fatto qualcosa di male? Kanji ha detto che è così che si salutano le persone a scuola. A ogni modo, sensei, come sta Emi-chan? Non puoi tenerla tutta per te, sai? La prossima volta che la vedi, dille che vogliamo uscire con lei. Certo, ti odio. C'è Yumi, però.
solo che dovrei farla. Però c'è quello lì che ha bisogno di conoscenza, cazzo. Potrei andare da Aya. Io spero che piovi anche stasera. Ho bisogno di comprare dell'equipaggiamento. Comprensione aumentata, coraggio aumentato, diligenza aumentata. Ma non la conoscenza, cazzo, che è quello che ci serviva. Vorrei provare a ricaricare. A me serve la conoscenza. Però aspetta, visto che lui è disponibile, vediamo un attimo. Si rafforzerà, quindi quello che abbiamo fatto ieri è servito. Vediamo se ci è andata meglio. Conoscenza, coraggio, diligenza. Dai, a questo giro come va? Pare che qualche motivo Dojima ha spinto Nanako nella tua stanza. Ah, va da solo. Sembra che Dojima abbia in mente qualcosa. Ovvero? Beh, lei è un po' incazzata con te, però siamo nel tuo confident, quindi non penso che cambi realmente qualcosa al momento. Ma è il suo compleanno? Cioè, in teoria. Non penso, però. Ah, è il compleanno della madre, magari? Ma dai! Non capisco, ma va bene così. Mamma mia. Certo, va un po' in contrasto con quello che è il confidente di Nanako, visto che lei è in teoria arrabbiata con lui o triste verso di lui. Quindi non cozza bene, però... È stato divertente. Dojima sembra felice. Effettivamente è un bel segno. Certo, è stato un po'... Però... Posso capire. Effettivamente, perché avresti dovuto. Eri impegnato a fare il tuo lavoro. No, ma fossi stato da solo, chi avrebbe accettato? Cioè. Il sorriso di Dojima è venato di tristezza. L'importante è che l'hai capito, te. È stato difficile, Dojima risponde con voce soffocata. Bravo. Però, come ho detto, cozzo un attimo con la, diciamo, il confidente di Nanako, visto che, come ho detto, è successo quello che è successo, quindi questo, diciamo, se fosse stata parte della storia, questo riappacificarsi sarebbe stata una bella chiusura. Il problema è che adesso abbiamo il confidente di Nanako che deve andare avanti, quindi 9, Ierofante è migliorato. Non c'è di che. Di nulla.
Resti seduto in silenzio con un po' di ojima per ritornare in camera. Domani si parte, quindi probabilmente domani sera, stasera non potremo fare nulla. Senpai! Esatto. Penso che non gliene freghi nulla. Addirittura. Concordo, è uno schifo. Beh, tu per primo dovresti saperlo. Ma, tashikani news wa kyokutan da yo na. Naoto-san. Lui verrà in gita? Esh! Ohayou gozai. Atto! Ore nichoku-san! Già! Dai, Kanji, su, stai buonino. Ed eccone uno che corre in bici a questo giro. Mattina presto, pranzo. Oh, incontriamo Kanji. Lo sapevo. Senpai. Sei libero oggi? Vuoi passare la giornata con Kanji? Decido dopo. Ah, beh, fammi sapere quando sei libero. E ora appare... Yumi. No, Ai. Ah, sei tu. Oggi non hai da fare, vero? Esci con me, te lo dico dopo. Capisco. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Beh, se devo decidere scelgo Kanji. No, amico dello sport. Ehi, vai agli allenamenti? Ko sembra giù di corda, quindi... Beh, tienilo d'occhio. Forse dovresti andare agli allenamenti. Forse, ma non lo farò. Ma non per cattiveria, ma... Se devo scegliere, scelgo prima i Confident, ovviamente. Sono molto più impegnato di voi e non posso venire ogni mattina. Insomma, devo fare colazione, tornare a letto, pranzare e guardare la TV, senza contare il tempo per gli spuntini. Anche se non sembra, con i miei impegni non è facile venire qui. Madonna mia, ti tirerei un pugno qua dietro. Non c'è Yosuke, peccato. Allora, però c'è Kanji, che ci ha chiesto di uscire. Vediamo se c'è Rise. No, non c'è, però c'è Ai. Però ho detto che piuttosto preferisco Kanji. Questo è il tuo armadietto delle scarpe. C'è qualcosa all'interno. È un biglietto su cui è scritto: l'ho fatto a lezione di chimica, provalo. Bevanda energetica. I risultati dei tuoi esami potrebbero averti reso più popolare. Bevanda energetica, 100 HP, può causare furia. Ma perché sì? Niente, non c'è ancora, Daci. C'è... Oh... Ah, quindi aspetta. Ah, però c'è anche patata. Allora, calmi tutti. Quindi, la flag per attivare, diciamo, l'uscita per far apprendere a qualcuno qualcosa è l'ottenimento della patente. Però effettivamente lei è la prima confidant fidanzata, che giustamente una è qui e una è qui, che appare post che già l'abbiamo maxata. Ti ringrazio. Posso fare a meno dei miei vecchi ricordi. Quelli con te contano di più. Sorride timidamente. Senti, lo stretto legame che hai instaurato con Maria è qualcosa di insostituibile. Vuoi andare da qualche parte? Non mi importa dove. Mi basta stare con te. Oh. Grrr. Non sei stupido e nemmeno ti odio, ma sei proprio un cretino. Oh no. Poverino. Ok, non per cattiveria, Maria, ma non vorrei perdere tempo. Stavo facendo il pieno allo scooter. C'è mancato un pelo. Ero parecchio lontano da qui quando sono entrata in riserva. Ma ora che ho fatto rifornimento posso andare dove mi pare. Vuoi fare un giro? Vuoi andare da qualche parte in scooter, ci stai? Andiamo in spiaggia? La spiaggia, non ci avevo pensato. Però è una buona idea, abbiamo tempo e sufficienza per andare e tornare. Va bene, andiamo, a tutta birra. Ricordo ancora la strada che abbiamo fatto l'ultima volta, quindi seguimi. Vediamo cosa potrebbe ottenere, se ha qualcosa di utile, ne vale la pena. Più che altro è già tramonto, cioè... Che carina. Sei venuto con Cie.
Guarda che spettacolo l'oceano. Chissà se possiamo ancora farci una nuotata. Beh, cazzo, è il 7 settembre. L'acqua dovrebbe essere abbastanza tiepida. Tuffiamoci, Starkun. Gesù, vediamo cosa ottiene. Oh, ti sei divertito in spiaggia con Cie. Senti che è il momento ideale per un discorso profondo con Cie. Di cosa vuoi parlare? Del futuro, ovviamente. Oh, il futuro, eh? Faccio fatica a immaginarmelo. È tutto ancora così confuso. Decidi di parlare del futuro con Cie. Qualcosa in Cie è cambiato. Ama. Però va bene, valeva la pena già per questa scena, dai. Sei restato con Cie fino al tramonto e siete tornati a casa. Dopo scuola, sera. Ti prego, fammi... Esatto. Bentornato. Da domani non ci sarai, vero? Mi occuperò io della casa. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Chiave del forziere, più 5 sticker premio, più un altro sticker premio. Andrai via domani, giusto? Posso occuparmi da sola della casa. Patata. Non preoccuparti per Nanako, torno appena posso. Ovviamente non possiamo uscire. Back in time again. Ne è valsa la pena per la scena, però... Andiamo con Kanji che ce l'ha chiesto. Cheese. Ehi, Star Senpai, hai da fare? Sembra che Kanji abbia del tempo libero. Si rafforzerà presto. Passerà il pomeriggio con lui, certo. Di nuovo la cosa degli animaletti? Sulla banchina del fiume Samegawa, sembra che Kanji abbia fatto venire qui il bambino. Tieni. Ma la madonna, cos'è un ornitorinco quello? Kanji ha messo sul tavolo alcuni amigurumi. Ognuno con vestiti e accessori diversi, sono davvero elaborati. Posso prenderli? Sì, se non li vuoi puoi buttarli tranquillamente. Grazie. Ah già, la mamma ha detto che dovresti accettare almeno dei soldi materiali. Me ne dati un po'. Ti ho detto che non serve. Ti sembra che lo faccio per soldi? Signore, sei di Tatsumi Tessuti, vero? Oh, niente. Oh, fratellone. Oh, gli amiguri, che carini. E questi cosa sono? Oh, beh... Li ha fatti questo signore. Incredibile, sei proprio bravo. Quando ha detto questo signore, lei ha guardato subito me. Ehi, Nanako-chan, non lo raccontare a tutti, ok? È un po' imbarazzante. Perché? È fantastico che tu sappia fare cose come queste. Vorrei imparare anch'io. Oh, beh, magari la prossima volta. Per te va bene, fratellone? Voglio imparare anch'io. Fa sempre comodo avere delle skill in più. Alle ragazze piacciono. Io? Insegnare? Non sono un bravo insegnante. Il viso di Kanji è rosso come un peperone. Ah, oh, stavo andando a casa di Emi-chan. La prossima volta insegnamelo. Ciao. Vado a farli vedere alla mamma. Grazie, signore. Signore. Senpai. Credo di aver capito. Almeno un po', se non altro. Parlo del vero significato della forza. Credevo che si trattasse di fare ciò che era necessario, come un vero uomo. Quindi, nel mio caso, credevo di dover prendere quel maledetto assassino. Insomma, anche quello è importante, ma... c'è anche qualcos'altro con cui devo fare i conti, eh? Il tuo passato? Il mio passato. Già, è ancora tutto in sospeso. Le cose che l'altro me ha detto del mondo della TV. La bambina che ho fatto piangere tanto tempo fa. È roba che non ho ancora superato. Kanji sta borbottando tra sé e sé. Non è così facile diventare forti, vero? Kanji fissa il vuoto davanti a sé con un'espressione sollevata. Sì, sta guardando dritto nei miei occhi. Sul suo viso legge una gentilezza mai vista prima. Rango 7. La fitta sociale, l'imperatore è migliorato, si è rafforzato. Colpo mortale in battaglia. Devo andare. Mia madre ha visto gli amiguri. Mi sta facendo una testa così per metterli in vendita nel negozio pure. Che senso ha vendere roba già pronta in un negozio di tessuti? Nonostante tutto, Kanji sembra felice e imbarazzato. Saluti Kanji e sei tornato a casa. Beh, è stato meglio così, ascolta. Peccato che non posso già spedire questi sticker premio, però salviamo e prepariamoci per la gita.